Allora, Rominia, sei carica? Pronta. Siamo pronti a cucinare un'altra bella lezione? Yes. Gli ingredienti li hai presi? No, la spesa. La spesa, non ti preoccupare, ci ho pensato io, dovrebbe arrivare a momenti. Ecco. Buongiorno, e questi sono ingredienti. Buongiorno. Puntualissimo proprio. Giovedì? Gnocchi. Come gnocchi? Melanzane? No, gnocchi, hai ragione. Ma no, gnocchi. Ma perché giovedì gli gnocchi e il venerdì le melanzane e il sabato il pesce? Gli gnocchi. Gli gnocchi, attenzione, gli gnocchi. Perché se dici per sbaglio ti scivola i gnocchi, vieni condannata al rogo. Gli gnocchi di patate. Buoni tutta la settimana, non solo il giovedì. È vero. Li condiamo con una straccetti di melanzana. Una crema di pomodorino confit, che sono pomodorini appassiti al forno, dopo li raccontiamo che sì, ci sono due ore di preparazione. Non è vero, non mentire, li hai tagliati tu, però li accotti poi il forno. E però li raccontiamo dopo. E una ricottina di bufala, questo è il condimento degli gnocchi. Però prima di farli andiamo subito in cottura con le melanzane. Tagliamo le melanzane così, a metà, con tutto, le picciole tutto. E poi guarda Romina, facciamo questo lavoro qua, le apriamo, o meglio apriamo, le segniamo in questo modo, le apriamo un pochettino così, in modo tale che gli entri il condimento dentro. Occhio, questo lavoro così è un classico tagliarsi e io ti consiglio di appoggiarti qua, perché altrimenti se fai così con te lo passa sotto ti tagli la mano sotto. Poi nel frattempo che tu mi hai fatto questo, io le vado a condire con pepe. Non devo tagliare sotto, vero? No, la pelle deve rimanere integra, solo far passare da queste fessure il condimento. Ci mettiamo un po' di timo sfogliato, che entri anche un po' dentro il condimento, ok? E ovviamente generoso olio, perché la melanzana è una spugna, eh? Generoso olio e sale. Ok, questa è la preparazione che facciamo alle nostre melanzane. Ecco, brava, perfetto, così che si aprono anche leggermente, un po' meno, se riesci, e che non rimane la pelle incisa, altrimenti poi in forno si aprono completamente. Perfetto. E le mettiamo a 180 gradi in forno per 20 minuti con la carta da forno bagnata. Io qua potrei anche non farlo perché abbiamo un forno che ha anche il vapore, però non tutti hanno un forno che ha il vapore, quindi vi faccio vedere come dovreste fare a casa in caso non avete il forno col vapore. Assorbe molto olio la melanzana, vero? È una spugna, quindi vedi, generoso, perché poi sarà anche il condimento dei nostri gnocchi, eh? Pepe, sale l'ho messo, il timo l'ho messo, c'è tutto. Vammi a bagnare questo foglio di carta forno sotto l'acqua. In che senso? Vai sotto l'acqua, lo accartocci tutto, lo bagni come se fosse una spugna, lo strizzi un po' e me lo porti. Tanto okay. Io spiego il perché. Se uno ha il forno a vapore, questa operazione non va fatta, perché semplicemente metto nel forno e gli do un punto di vapore. Vuol dire 2-3%, 10% di vapore, così mantengono umido. Ma se uno, come normalmente nelle case è così, non c'ha il forno a vapore, forno secco, ventilato, e questo creerà la camera di umidità sopra le mie melanzane. Quindi le pizzichiamo sotto, perché soprattutto se c'è la ventola, la carta da forno, se no va da tutte le parti. E una volta fatto questo lavoro, andiamo in forno. Più o meno 25 minuti, eh? Ok, adesso togliamo questi condimenti, sposta tutti i condimenti di là, che andiamo nel vivo della nostra preparazione, che sono gli gnocchi, i protagonisti, no? della nostra puntata di oggi. Andiamo a pelare le patate, passami un coltellino, che devono essere calde, fumanti, tenerle in mano con un po' di fatica, ok? Tu hai i guanti, perché c'hai i guanti, Romina? Perché c'hai i guanti? Perché ho lo smalto. Brava, ecco, vedi che faccio fatica. Le unghiette belle. Le unghiette belle, hai lo smalto e quindi giustamente in cucina non si lavora. Io non ce l'ho e quindi posso stare anche senza, a patto che la roba poi passi in cottura. Quando invece si tocca del cibo che poi non viene più cotto, sarebbe bene che il cuoco abbia i guanti in quella fase lì, no? Vedi che facciamo quasi fatica a tenerle in mano? Sì, è vero. Perché le patate e gli gnocchi vanno bollite con la pelle, perché così assorbono meno acqua. Questa è una patata rossa di qualità, quindi molto più farinosa. Che qualità di patata? Appunto, quello che stavo dicendo, rossa, vedi che non sei attenta. Rossa che è farinosa. Perché rossa però? Perché la rossa è farinosa e quindi le patate non devono avere troppa acqua all'interno delle loro, insomma, delle patate stesse, no? Perché altrimenti poi richiamano troppa farina. E la difficoltà nel fare gli gnocchi bene e di fare degli gnocchi che siano morbidi morbidi, quindi con pochissima farina. Quindi Romina, sì. Spolvera con questa farina della ricetta, quella che trovate in ricetta pesata, no? Spolvera un po' il tavolo. Ok. Sopra
la farina, mettiamo le patate fumanti ancora. Mi raccomando, non fate le patate al dente, perché altrimenti i pezzettini duri di patate dentro gli gnocchi non sono gradevoli. Perché si usa le patate calde? Perché da freddi diventerebbero collose se le vado a lavorare e quindi tirano fuori tutta la parte collosa. Ecco perché si usa le patate calde. Perfetto, così. Adesso l'impastamento lo faccio io, Romina, stavolta te lo risparmio. Sì. Però fai poi dopo tu la formatura degli gnocchi, voglio far vedere okay. come si taglia. Tutto quello lo farai poi tu. Va bene. Prendiamo la farina, sempre la sua dose, e la mettiamo sulle patate. Si possono fare anche senza glutine. Il parmigiano, con farina di riso tranquillamente, sì, con farina di riso tranquillamente. Grattugia pure la noce moscata. Non troppa, però si deve sentire. Sale. Noce moscata, sale e un uovo, su un chilo di patate un uovo. Non tutti lo mettono l'uovo, a me piace, perché lega un pochettino. Basta. Basta, e mi permette di diminuire il quantitativo di farina. Lega un po' e posso diminuire il quantitativo di farina come legante, quindi rimangono più morbidi. Poi buttiamo tutto verso il centro. Ti chiedo per cortesia, Romina, se mi prendi quella farina là da spolvero, quella contenitore lì. Dovete proprio sentire le patate calde, quasi da far fatica a tenerle sotto le mani. Così avete il giusto assorbimento di farina. Voilà. Guarda, se l'è presa tutta, puliamo bene il tavolo e immediatamente andiamo a porzionare, perché si raffreddi. Adesso non deve più stare al caldo così, se no le iniziano a fermentare e si diventano molli. Quindi, mentre li porzioniamo, subito a fare le forme più piccoline per farli un po' raffreddare. Pulite il tavolo, ma non troppo, perché questa ruvidità aiuta a far arrotolare gli gnocchi, se no ti scivolano, no? Quindi lo puliamo un po', ma lasciando un po' di ruvidità. Vado a sciacquarmi le mani. Intanto inizia a fare qualche salamino, Romina. Sì. I gnocchi li facciamo di media dimensione, né troppo grandi né troppo piccoli. Vanno bene, chef? Un pochettino più piccolini. Pochettino più piccolini, così. Lo sapevo. Ah, dai, che ci sei, ci sei. Perfetto, guarda, te ne faccio tre io e poi li fai tu mentre io faccio la salsa di pomodorino. Ci dividiamo i ruoli, così siamo più organizzati. Guarda, guarda, osserva un attimo qua, così poi lo fai uguale. Vedi che la pasta è molto molle. Sì. I gnocchi fatti bene devono essere così, eh? Se no, se li fai troppo tirati, sono come quelli industriali, non sono buoni. Quando hai fatto i salamini tutti uguali così, farina sopra, arrotoli un po' che la farina si metta tra uno e l'altro. Passa di qua così vedi meglio. E poi tutti uguali, parti, eh? Andiamo a vedere dopo, eh? Fai apposta, cioè. Se adesso li raccolgo in questo senso, li unisco, la parte tagliata è quella senza la farina, quindi non farmi poi sto lavoro, ma metti farina sopra e fai questo lavoro, li alzi da questa parte, in modo tale da sgranarli, e li arrotoli nella farina. Ti prendi una teglia lì sulla rastelliera e li metti in teglia, ok? Pronti per essere poi lessati. Così. Voilà. Ok. Adesso è tutto tuo, intanto che io faccio un'altra cosa. Ci provo. Io intanto con la coda dell'occhio ti sbircio, e vedo se va tutto bene. Allora, dicevamo prima del pomodorino confit. Pomodorino confit è un pomodorino tagliato a metà, condito con zucchero, sale, timo, lamelle di aglio, scorza di arancio e di limone. E con questi pomodorini andiamo a fare una crema, ok? Sono passati in forno per 2 ore a 100 gradi, ok? In modo tale che, guardate, si appassiscono, gli zuccheri si concentrano e diventa una cosa veramente, veramente deliziosa. Ha profumo spettacolare. E sono, diciamo,
molto meglio che fare un frullato di pomodori crudi, no? Perché hanno un sapore di caramellato quasi, leggermente dolciastro. E con la nostra ricottina di bufala, gli straccetti di melanzane sono strepitosamente golosi, no? Mettiamo così e andiamo a frullare per ridurre in crema. Se li avete asciugati un po' troppo e non avete abbastanza liquido e rimangono un po', come crema rimane un po' asciutta, come in questo caso, nel senso che sono belli appassiti, li andiamo a frullare aggiungendo un po' di brodo. O perché no, anche un po' di acqua, eh? Perché non è che sempre uno ha il brodo vegetale. Vai Romina, ti vedo bella gasata, eh? Ti vedo bella gasata. Non vengono tutti uguali. La farina, se me li passi così, guarda che ti si stanno attaccando tutti. Vedi, prima la farina generosa e poi li stacchi in modo tale che nello staccare gli vai a togliere la possibilità di attaccarsi. Se tu già cerchi di spostarli senza aver messo la farina sopra, succede un disastro. Ok, vediamo qua intanto com'è. Ha bisogno di ancora un po' di brodo vegetale, quindi semplicemente i pomodorini erano già conditi, eh? C'era già tutto, c'era il sale, il pepe, i profumi, tutto quanto, cotti in forno 2 ore a 100 gradi, li frulliamo con un po' di brodo vegetale e li filtriamo per togliere la pellicina. Mi metto qua di lato senza darti fastidio, eh? Vediamo se riusciamo. Sì. Ecco, vedete, andiamo ancora a frullare, guardate, si crea una cremina deliziosa, anche con la pasta, non solo con gli gnocchi. Potete fare questa cremina qua e servirla con degli spaghetti, è eccezionale, veramente eccezionale. Ok, filtro, Romina finisce gli gnocchi, le melanzane sono in forno, la ricotta di bufala è lì e siamo praticamente poi pronti per andare a impiattare. Filtrate per togliere la parte della buccia, in modo tale da ottenere una cremina pulita e liscia, perché tutte queste bucce in bocca danno fastidio, perché sono bucce essiccate al forno, quindi sono più dure della buccia del pomodoro normale. Dobbiamo ottenere un risultato di una crema bella liscia sul fondo, Quindi adesso con pazienza si filtra tutto. I gnocchi così fatti, Romina, dove li teniamo? Frigo? Freezer? Temperatura ambiente. Così li butti fra un mezz'ora, sono tutti papposi. Vanno congelati e poi buttati da congelati. Okay. Noi invece li cuociamo subito, perché siamo pronti. Col tarocco piano piano li prendiamo e li buttiamo nel bollitore che sta bollendo l'acqua. Mm-hmm. E quando sono pronti gli gnocchi? Quando vengono a galla. Ok, quelli che non usiamo li metti in congelatore, abbattitore. Sì. Non girateli con uno strumento metallico, ma semplicemente muovete l'acqua in questo modo e siamo pronti per scolarli nel contenitore dove poi andremo a condirli. Nel frattempo tira fuori la melanzana, Romina. Sì. Là, dico là perché ne userò solo una, ma ovviamente perché adesso ci basta per fare un piatto, no? Intanto gli gnocchi sono venuti a galla. Mm-hmm. E li vado a scolare. Togliamo bene l'acqua e li mettiamo nel contenitore. Gli mettiamo sopra la sua bella salsina di pomodorino confit, che è una delizia, ve lo posso assicurare, non c'entra niente con la salsa pomodoro. Li spadelliamo in questo modo perché non li girate con uno strumento metallico, perché quando gli gnocchi sono fatti bene sono morbidissimi. Quando andate a mangiare in giro e sono duri vuol dire che hanno lavorato male. Raccogli pure la polpa di melanzane qui così, senza bruciarti, qualche cubettino me ne metti qua, mezza melanzana circa, e poi col cucchiaio la frantumi un pochettino. Sì. Andiamo a mettere gli gnocchi nel piatto, stiamo usando questo anello che ci aiuta ad impiattare in modo tale da evitare che andiamo da tutte le parti nel piatto. Ci siamo, Romina? Sì. Prima di togliere l'anello, qualche fiocchettino di ricotta di bufala. Vai con le melanzane sopra. Aspetta, scusami, però ci mettiamo prima sopra un filo d'olio crudo.
Vai, gira bene. Rimane bella bianca? Sì, bella bianca perché? Perché abbiamo cotto con quella carta sopra che protegge, straccettini di melanzane sopra e qualche ciuffetto di timo, Romina, grazie. Te lo sfoglio. Lo sfogli, sì, lo metti sfogliato sopra. Vai, 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 come... vai a istinto. Qualcuno qua e là, qualche pezzettino. Macchiamo ancora con un po' di pomodorino confit. E voilà. E il nostro piatto è pronto. Sei pronta? Sì. Fai oh. Voilà, visto che stanno su. E con gli gnocchi non del giovedì, ma di tutta la settimana. Senti che profumino. Buoni. Li salutiamo e vi diciamo di provarli a fare, che gli gnocchi fatti in casa sono tutt'altra cosa. Ciao! Oh yeah. I'm taking you, baby. A presto da Lenny. Monte Giardino Miele.